Allora, in questo scenario, l'economia deve sottomettere tutto alla legge della valorizzazione, ai mandati del mercato e deve di fatto produrre una economicizzazione integrale dell'esistenza, come dicevamo. Il mercato diventa il successore logico e cronologico di Dio, per questo io uso l'espressione monoteismo del mercato, no? Il nuovo Dio. Per questo, per inciso, le battaglie laiciste, spesso se interrogate criticamente, sono pienamente organiche alla logica stessa del capitale. No, avete notato che tutti i componenti dell'armata Brancaleone del laicismo criticano ogni forma di divinità che non sia il dio del mercato? Ce lo chiede il mercato, o poi la forma aggiornata tragicamente ce lo chiede l'Europa, no? La forma che continuamente ritorna nei politici che sono puri funzionari dell'economia. Questo ci permette di dire, dal mio punto di vista almeno, che la mano invisibile su cui il pensiero liberale per tanto tempo aveva scommesso in verità è tale perché non esiste. A esistere solo la mano invisibile dell'economia e del suo integralismo, la mano invisibile dell'economia che si vede di fatto nelle tragedie sociali che continuamente provoca. Abbiamo una nuova forma di violenza oggi, bisogna risvegliare gli animi dal dogmatismo. La violenza oggi non è quella dei totalitarismi passati, che ovviamente devono essere ricordati nella loro violenza. La violenza oggi è un'altra però, la violenza si predica economicamente, è una categoria economica immanente, diceva già Lukács. La violenza è l'economia, lo spread che prende il posto del carro armato, il debito e il sacrificio, e poi, come ben sapete, le categorie dell'ultimatum, no? L'ultimatum delle 48 ore per adeguarsi alle norme economiche. No? Lo spread è la forma evidente di come la violenza economica prenda il posto del vecchio carro armato, evidentemente. I popoli vengono oggi resi in schiavitù non tramite l'invasione col carro armato, ma tramite le leggi economiche. Il caso greco mi sembra significativo. La schiavitù del debito, fiscal compact e tutte queste cose qua. Schiavitù del debito e imposizione della violenza puramente economica. Potremmo dire che la cifra dell'odierna violenza economica di cui il sistema eurocratico offre ogni giorno spettacolo sta nel fatto che nasconde i carnefici alle vittime. Nasconde i carnefici alle vittime, rende invisibile. Hitler firmava i suoi crimini, Stalin pure. Qui con chi dobbiamo prendercela? C'è un continuo nascondimento del volto dei carnefici, una deresponsabilizzazione totale della violenza economica. Non agiscono mai per volontà, ma sempre rimandando la responsabilità alla logica del mercato. No? Un gioco al massacro questo, per cui le scelte neoliberali vengono presentate come imposizioni sistemiche e invece le vicende degli ultimi, degli offesi, i patimenti degli offesi vengono sempre presentati come se fossero loro responsabilità. No? Logica perfetta, per cui se si tagliano gli stipendi, se si aumenta l'età pensionabile è sempre colpa del mercato, se invece i giovani non trovano lavoro è colpa loro e non del mercato, sempre colpa della loro...